Ciao a tutti! Benvenuti sul nostro canale YouTube dedicato alle notizie e al gossip più scottante del momento. Se siete appassionati di scoop, pettegolezzi e ultime novità, allora siete nel posto giusto. Unisciti alla nostra community e diventa parte di questa incredibile esperienza. Iscriviti ora al nostro canale e preparati a essere informato, divertito e sorpreso dalle nostre storie intriganti. Grazie a tutti per il vostro sostegno, e ci vediamo nei commenti del prossimo video. Vandanara racconta la scoperta della malattia. I miei figli piangevano. Mauro voleva lasciare il calcio. La modella conferma le indiscrezioni dei giorni scorsi. Sono ancora sotto shock. Cerco di metabolizzarlo, ha raccontato al giornalista Angel De Brito. Vandanara ha parlato per la prima volta della malattia che da settimane i media argentini raccontano come leucemia. Lo ha fatto con il giornalista Angel De Brito che, durante il suo programma LAM, ha riferito di una conversazione lunghissima con la modella e moglie del calciatore del Galatasaray Mauro Icardi, in cui mi ha raccontato tutto. Il conduttore ha letto in diretta in TV quello che le aveva raccontato Wanda, spiegando di averle scritto venerdì scorso e di aver ricevuto una sua risposta il giorno dopo. Conferma la malattia che l'ha colpita, ma voglio comunque che sia lei a dirlo, ha premesso De Brito, aggiungendo che Nara intende rendere pubblica la sua malattia, ma non subito. Lo farò quando sarò più serena e quando tornerò a Buenos Aires. Adesso siamo tutti sotto shock, le parole della modella contenute nel messaggio letto da De Brito. Il racconto della scoperta della malattia. Carico di emozioni il racconto di Vandanara sul momento in cui ha scoperto la diagnosi, arrivata dopo un esame del sangue di routine che ha dato risultati sballati. La modella ha specificato che i medici non danno mai una diagnosi finché non arriva il risultato della biopsia. Nel mio caso, è stato solo giovedì scorso, ha aggiunto. Sono ancora sotto shock, cerco di metabolizzarlo. È stata dura perché nessuno mi ha detto niente. Non hanno confermato la diagnosi e l'ho saputo in TV, ha aggiunto poi in riferimento alle indiscrezioni di un giornalista argentino che per primo ha dato la notizia della leucemia. La notizia ha gettato nello sconforto tutti, lei per prima ma anche chi le era accanto in quel momento. All'inizio le infermiere sono arrivate piangendo e mi hanno abbracciata, ha proseguito nel racconto. E io ho detto a Mauro, sto per morire e non me lo dicono. Sono andata nel panico perché non sapevo cosa stesse succedendo. Avevano dei sospetti, ma potevano essere 6 malattie diverse, per questo non mi hanno detto niente. Mauro voleva lasciare la sua carriera, mia sorella Zaira è tornata dalle vacanze, mia madre era sdraiata per terra, i miei figli piangevano per quello che avevano sentito. Sono diventata forte. Ma tutto è crollato. De Brito ha spiegato che Wanda ha ricevuto la diagnosi a Fundalei, un centro specializzato in malattie ematologiche di Buenos Aires, dove le hanno già somministrato le medicine per iniziare la cura che, le hanno detto, sarà lenta. Sono 15 anni che vedo lo stesso medico a Milano, ha spiegato la moglie di Icardi al giornalista, e all'improvviso, dal nulla, ho dovuto cercare qualcuno in Argentina. Wanda ha aggiunto che stava per saltare i test di routine prima di partire per la Turchia al seguito del marito, ma, fortunatamente, li ho fatti fare. Grazie al cielo li ho fatti fare. Wanda ha confermato che continuerà le cure già iniziate in Argentina. È molto soddisfatta dei medici che l'hanno curata presso l'istituto in cui è stata rilevata la malattia, ha detto poi De Brito. Thank you.